E ragazzuoli, si va all'Apple Store di Catania per andare a scovare il nuovo iPad, nuovo tra virgolette, andiamolo a vedere. Ragazzi, ed oggi, sorpresa delle sorprese, sto andando a prendere chi? La mia ragazza che vuole farmi compagnia all'Apple Store a fare questa recensione. Bellissimo, incredibile, non viene mai, tipo, aspetta che sistemo l'inquadratura, non viene mai, ma bello, bello ragazzi, due vlog nel giro di una settimana, tipo, stupendo, bellissimo, mi piace troppo fare vlog, ve lo giuro. A parte che vi ringrazio intanto perché il precedente vlog, quello lì dell'iPhone 7 Red, è andato benissimo ragazzi, e quindi vi ringrazio ovviamente per tutto il supporto che mi avete dato, e continuo a dire che questi occhiali miei sono fighissimi. Magari scrivetemi nei commenti: Mirko, no, non sono fighissimi. No, ovviamente scrivetemi: Mirko, sì, sono fighissimi. Comunque, andiamo a provare questo nuovo iPad. Cosa di nuovo? Beh, niente, sono tutte componenti hardware di iPad Air 1 e iPad Air 2. Dovrebbe essere una via di mezzo economica, a partire da 409 euro la versione, se non erro, da 64, 128, non mi ricordo, lo scopriremo fra poco, andremo a vedere anche i prezzi e tutto, e proveremo, faremo qualche test e non lo so, vediamo che app ci sono preinstallate all'interno di del prodotto che c'è in App Store, in Apple Store, pardon, vediamo se ci danno la facoltà di provare qualche funzione così eccetera dal prodotto esposto, anche perché le prestazioni sono le medesime del prodotto che comunque ha un software originale, perché quello esposto ha un software particolare, ma comunque è lo stesso, quindi dovremmo riuscire a fare qualche piccolo test, vediamo, comunque ci vediamo fra poco. Ah, finalmente sono venuto a prenderti. Ciao a tutti. Ma perché vuoi venire a vedere sto iPad con me? Io mi devo prendere un vestito. Ah, ecco, ora ho capito. Cioè, la scusa è questa, che io la devo accompagnarla che deve comprarsi un vestito. Ho capito. Perché... Sì, infatti poi ti lascerò là. Ah, ecco. Vaffanculo. Prego. Vabbè, ragazzi, ci vediamo lì. Raga, comunque, cosa incredibile. Hanno aperto la metropolitana a Catania dopo 50 anni, tipo, hanno aperto la metropolitana a Catania, bellissimo. Un giorno faremo un video nel quale prenderemo la metropolitana. Ma che cazzo me ne frega a me, che sarà, farà schifissimo. No, senza pregiudizi, la proveremo, ve lo prometto, la proveremo. Già non mi importa nada. Ok, siamo arrivati, speriamo che ci siano esposti, perché non lo sanno effettivamente i ragazzi che mi hanno contattato per dirmelo se sono esposti, però le scorte ci sono, perché da giorno 30, come vi avevo già annunciato, giorno 25-26, tramite la nostra esclusiva ci sarebbero stati in Apple Store, quindi andiamoli a vedere. Stiamo entrando al centro Sicilia per andare all'Apple Store. Come ti senti? Vuoi provare il nuovo iPhone e il nuovo iPad? Sì. Raga, ma quanto è bella quella melina che c'è là sopra. Vero, ma a te ti piace quella melina che c'è là sopra? A me è troppo. Vediamo se si vede. Andiamo. Si vede. Ora entriamo. Oggi entriamo. Ma non c'è nessuno. Non c'è, è meglio così me li posso godere tutti quanti. Sì, ci sono i nuovi iPad, bellissimo. Sono quelli lì, dovrebbero essere, credo, dovrebbero. Ragazzi, comunque, l'iPad non c'era. Allora, li vendono, ma da domani saranno esposti. Gran fregatura, ci vediamo domani, ciao. E intanto devo aspettare la mia ragazza che si compra vestiti, che palle. Come? No, ma non sto parlando di te, non ti sto sfruttando, tranquilla. Nel frattempo lei fa compere, si è comprato il vestito del compleanno, che ora fa il compleanno. Quindi ragazzi, nei commenti auguri, per favore, grazie. E nel frattempo ci gustiamo un milkshake al McDonald's. Però qua mica scalasino McDonald's, mi metti i Samsung qua? Ma che cazzo fai McDonald's? Ragazzuoli, sono ancora nello studio perché sto finendo di scrivere gli ultimi articoli e andiamo all'Apple Store finalmente a provare il nuovo iPad e vi faremo vedere bene o male tutte le novità, tra virgolette, perché di novità ce ne sono poche. Ah sì, tra l'altro spoiler, vedrete in un video dedicato. Raga, sono pronto, andiamo a vedere il nuovo iPad. Mamma mia che maglietta, non so se vedete anche il retro, si vede? Sì, si vede. Va bene, ci vediamo lì tra 3, 2, 1. E siamo in Apple Store, ragazzi. Allora, sto per provare i nuovi iPad, che sono questi qui.
esattamente questi qui, e adesso vi farò vedere delle piccole novità. Apparentemente sono identici ai vecchi modelli, esteticamente non cambia praticamente nulla. iPad Air 1 e iPad Air 2 sono praticamente identici, ma l'unica differenza è il processore interno, che ovviamente è un Apple A9, un leggero potenziamento rispetto alla versione precedente. Fotocamera identica anche questa, ma passiamo a un modello, vediamo se c'è di un colore differente. No, questi sono tutti uguali. Questi sono tutti uguali, vediamo forse dall'altro lato. Qui ovviamente c'è il modello in oro, ma ovviamente non cambia praticamente nulla. E come ci dice la schermata, a partire da 409 euro. L'unica differenza sostanziale è il display, comunque è molto più luminoso e, se notate, ha un certo distacco molto più netto con la base ovviamente del iPad. Questo fa sì che il display abbia molto più spazio per far entrare luce e quindi renda il LED molto più luminoso in tutto. Queste sono le uniche novità di questo nuovo iPad. A partire da 409 euro, ripeto, e ovviamente un iPad di ottima qualità con un processore veramente potente ad un prezzo eccezionale. Ed eccoci qua, raga, schettamente, conclusioni finali. Allora, il prezzo è ottimo, 409 euro è ottimo, cioè nel senso, per un iPad di quella potenza è ottimo. Hanno praticamente fatto un piccolo upgrade ad iPad Air 2, però diciamo che ci vale, 400 euro li vale, ed è il primo iPad che comunque costa davvero così poco ed è così potente. Quindi ragazzi, lo consiglio ovviamente per chi volesse entrare nel mondo di iPad, e ci vediamo a un prossimo video, sempre qui con Mirko per Apple Zain. Vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace e commentare. Ciao! Grazie ad applezain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon, ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito applezain.net.